Mi sono affidata e con la fede
Ho vinto tutte le paure e tutte le turbamenti, tutti i turbamenti, per allargare quegli orizzonti che andavano oltre a quello che era il pensiero umano davanti a un concepimento che era impossibile se non per un intervento soprannaturale. E mi sono affidato perché ho avuto un dialogo costante con Dio, un dialogo dove ho avuto la forza di accettare quello che alla logica umana non era possibile e ho potuto realizzare il sogno del Padre, quello di donare al mondo mio figlio e la vostra salvezza. E allora anche noi, ecco, davanti a questi turbamenti nei confronti della fede, nei confronti delle verità di fede, che spesso per motivi strettamente personali, come quasi che delle verità, intaccano i nostri pensieri, i nostri progetti, e li rifiutiamo, ma invece, come dice Gesù, il vivere nella sua verità ci farà liberi, ci liberi dall'egoismo, ci libera dall'inquietudine, ci libera dalle preoccupazioni dell'ansia e fa sì che tutto viene superato in un atto totale di affidamento a Lui con il cuore e con la mente, come ha fatto Maria e ha espresso il suo fiat, superando ogni ostacolo intellettuale e umano. Per cui Maria questa sera noi la contempliamo sotto questi due aspetti, in una sua dimensione orante e silenziosa, la Maria che sperimenta un turbamento, sperimenta un momento di smarrimento, ma sappiamo che la sua fede è ferma, stabile, salda. Questo è soltanto un modo di scavare ancora di più dentro di sé per superare quello che la ragione umana diventava impossibile, lo fa ed esprime il suo fiat. Così ci indica anche a noi la strada di scavare dentro di noi, perché noi abbiamo la verità di Dio dentro di noi. Qual è questa verità di Dio? Noi che siamo immagine e sua somiglianza, portiamo le ombre di Dio, siamo legati indelebilmente a Lui. Solo il peccato può spezzare questo legame, ma non perché Dio lo voglia, ma perché l'uomo rifiuta Dio. E Maria quindi la contempliamo nella sua tenerezza, come dicevo prima, che nonostante possiamo camminare tra alti e bassi, tra la grazia e l'esperienza del peccato, Maria ci dà sempre la speranza, sempre il suo sostegno, il suo supporto, affinché possiamo deciderci di abbandonare la vita vecchia, di abbandonare l'uomo vecchio, di abbandonare quel vino che non è più il vino delle nozze di Cana, il vino della grazia, il vino dell'elevazione che ci porta alla comunione con Lui. Per questo allora la Vergine si presenta a noi con queste due immagini, e quella che le unisce è soprattutto la sua preghiera silenziosa, la Vergine orante, la Vergine del silenzio, e grazie proprio a quell'atteggiamento interiore che, come ieri vi dicevo, dobbiamo chiedere a Gesù in questo percorso spirituale che stiamo intraprendendo, di guarire nelle nostre interiorità, di essere solidi, fermi, stabili, di scegliere Cristo e metterlo al centro della nostra vita, nel nostro cuore, come ha fatto Maria. Maria ha posto il suo cuore totalmente nelle mani di Dio, nelle mani della Santissima Trinità.
e chiede anche a noi di accogliere anche questo invito suo, e lo dobbiamo capire proprio attraverso questa preghiera contemplativa, questa preghiera di interiorità che ci fa guardare quelle cose della vita che apparentemente senza interiorità ci seducono e ci distruggono, ma con l'interiorità abbiamo la forza del discernimento e di capire ciò che ci allontana da Dio e ciò che ci porta a Dio. E questo la grazia opera per guarirci da tutte le ferite interiori, per guarirci da tutte le paure e di aprirci nuovi orizzonti di contemplazione nella quale siamo pronti e disponibili ad affidare tutti noi stessi nelle mani del Padre, nelle mani del Figlio e nelle mani dello Spirito.